Sì, il basso di violino appunto era il basso. Nel frattempo io vado su perché ci tocca anche l'opera, quindi come dice la parola stessa, del basso della famiglia del violino, nel 500 infatti le famiglie strumentali erano seguite da un coro, però c'è un soprano, un contralto, un tenore e un basso. Il violino vero e proprio, il violino soprano, questo era il basso della famiglia ed era chiamato anche violone in Italia. Come siamo passati da questo a questo strumento più piccolo e maneggevole, ce ne accorgiamo soprattutto quando lo si porta a spalla che fa molta più fatica a portare questo? Grazie all'invenzione di un particolare tipo di corda, di budello rivestito. Questo strumento infatti ha le corde in budello, tutto il budello nudo, il budello era appunto il principale materiale con cui veniva costruita le corde degli strumenti d'arco. Con il violoncello, creando delle corde in budello rivestito d'argento, è stato possibile rimpicciolire le dimensioni dello strumento senza per questo ottenere suoni meno brillanti sulle note gravi. Come caratteristica ha anche il fatto che l'arco veniva impugnato non così come si fa con il violoncello, ma da sotto, come si veniva in tutti gli strumenti antichi prima del violoncello. Infatti molti trattati dicono che questa presa del violoncello deriva dal fatto che i violinisti che non sapevano suonare il violino si davano al violoncello e non volevano cambiare, si scocciavano a cambiare la presa dell'arco. Adesso ascoltiamo l'organo, sempre scopato.